thank <music> you Bentrovati amici di Padre Pio TV, continuiamo il nostro percorso nella conoscenza di figure importanti nella vita di Padre Pio da Pietrelcina. Lo facciamo con la rubrica Anime e Accanto e con la dottoressa Marianna Iafelice. Bentrovata Marianna. Ciao Simona, buongiorno e buongiorno a tutti i telespettatori. Anche oggi un'altra bella figura di figlio spirituale di Padre Pio, e di amico di Padre Pio. Parliamo di Angelo Lupi. Ecco chi è e dove nasce. Allora, Angelo Lupi non è architetto, non è, cominciamo a dire cosa non è non stato: è. non è stato architetto, non è stato ingegnere, ma fu il progettista e il direttore dei lavori di Casa Sollievo della Sofferenza. Nacque, era abruzzese di origine e visse tra Pescara, Chieti, ma anche tra la Siria e l'Egitto. Fece numerosissimi lavori: il decoratore, il falegname e persino eh, il fotografo dei defunti. Una, tutto fare. <ride> sì, soprattutto questa fu una professione un po' particolare perché tu devi considerare eh, quegli anni e, e c'era un'estrema povertà e molte volte nei piccoli paesini dell'Abruzzo ci si rendeva conto che quando eh, morivano i cari, i le, le persone care, i parenti si rendevano conto che non avevano neanche una foto ricordo per, eh, appunto, di, di queste persone. Allora eh, Angelo faceva proprio questo, cioè fotografava il defunto per consegnare poi ai, ai parenti eh, un'immagine che, sì, che potessero, su cui, che potessero insomma, ricordare la quindi, persona, persona sì, un'immagine che desse il ricordo della persona, quindi un po' un tuttofare come hai detto tu. Sì. Ecco, eh, perciò si occupava di, di tutto questo, ma come arrivò poi a conoscere padre Pio? Nel 1947 salì a San Giovanni perché doveva praticamente incassare una certa fattura, come disse lui. E nel contempo andò da Padre Pio, andò da Padre Pio... Lui aveva sentito parlare di Padre sì, Pio? Sì, sì, Andò da Padre Pio, il quale in maniera sempre molto, molto brusca, prima di congedarlo, disse «Ma da quanto tempo non ti lavi la camicia?» Lui aveva capito benissimo a cosa Padre Pio volesse alludere, però in maniera stizzita ha detto, la mia camicia è pulita. In realtà eh, aveva capito, come ho già detto, cosa Padre Pio volesse indendere, cioè si riferiva alla propria anima. Però poi di colpo ha detto, tu sarai il mio ingegnere. Cioè, Angelo non è che ha capito tanto, ma è rimasto comunque, comunque folgorato da quella... Da quel, da quel primo incontro sì, 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 tanto sì. da cambiare anche in questa occasione la, la sua vita anche Angelo Lupi ha cambiato la sua vita si è trasferito a San Giovanni Rotondo e eh, ha incominciato a lavorare appunto al progetto <ride> cioè in realtà il progetto di, di Fu scelto come progetto quello che era stato firmato da un ingegnere di Pescara, ma in realtà l'aveva fatto, fatto Angelo Lupi. E quando giunse a San Giovanni, in realtà mancava proprio tutto: mancavano i fonti per costruire l'ospedale, e tutti quanti gli davano quasi cioè, del matto. Fondamentalmente, dicevano: Siete sì, pazzi! Poi a costruire un ospedale su di una montagna, cioè era proprio impensabile. Che si Anche potesse... per arrivare a San Giovanni Rotondo non era facile. Non era perciò... facile. Noi consideriamo che cioè, non, non c'erano i mezzi che ci sono non. adesso. San Giovanni Rotondo era una piccola realtà, era un piccolo paesino arroccato su, su una montagna. montagna e quindi non, non era facilissimo. Però... Invece lui credeva fermamente sì, in quello che sì. padre Pio diceva. Lui ha creduto. E sognava. Sì, 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 lui ci ha creduto fermamente e si è buttato in questa impresa ha riuscito poi a organizzare, perché tu devi considerare che a San Giovanni la maggior parte erano braccianti agricoli, Angelo Lupi è riuscito a trasformare questi braccianti agricoli in muratori, quindi ha impiantato un cantiere e trascorreva le sue giornate tra il cantiere e il piccolo ufficetto dove praticamente eh, aveva diciamo, la sua scrivania e chi lo ricorda, ricorda questo ufficio con tre orologi eh, dietro la sua scrivania che scandivano uno dietro l'altro i, i tempi e quindi... Lui era attivo in cantiere, poi era un carattere un po' particolare per cui lo ricordano tanto a San Giovanni Rotondo Ecco, vera? perciò quella profezia di Padre Pio "sarai il mio ingegnere, sì, sì, alla sì, fine sì, eh, sì. si realizzò proprio con sì, il suo lavoro quotidiano sì. della costruzione. Si sì, è realizzato tant'è vero, ripeto, eh, lui fu un po' paragonato a Michelangelo perché aveva questo carattere non semplice, era volitivo, era geniale, però era anche molto bizzoso. Un po' un genio Stravagante, aveva molto spesso degli attacchi di collera che lasciavano un po' tutti quanti. Fice comunque una personalità molto forte: sì, estremamente forte, forte. Simona, eh, ripeto, anche molto collerica. Non facilissima, come ecco. Mentre eh, noi, la, la volta scorsa abbiamo parlato del dottor Sanguinetti, lui era molto più diplomatico, affabile molto più affabile. Anche. Angelo Lupi aveva i suoi scatti, i suoi scatti di ira, collerici in quel momento, eh, insomma non era facile avvicinarlo e comunque parlargli. Ecco, ecco infatti proprio per questo tu all'inizio hai detto non era un architetto perché venne anche denunciato per esercizio abusivo sì. della… Della professione. della professione, sì, un ingegnere di Foggia lo, lo denunciò. Tant'è vero che lui in quell'occasione si spaventò e andò dal padre: e Disse, Padre, a questo punto sono certo che mi metteranno in galera. Padre Pio, eh, calmo, gli disse: eh, Non temere, figliuolo, perché i giudici avranno buonsenso. L'uomo che ti ha denunciato ha avuto la sua laurea dagli uomini, ma tu l'hai avuta da Dio. E. Tranquillizzò, sì, riuscì a tranquillizzare Angelo e poi insomma mm, mm, eh, non ci furono problemi, ci furono problemi e, e ripeto l'operando avanti ecco per molti anni lavorò proprio all'opera Sì, anche Carri se via. non fu costante però eh, lavorò per tanti anni però comunque a... si trasferì a San Giovanni sì Rotondi. sì per un periodo di tempo si è trasferito poi è andato via però è stato anche lui insomma uno uno di quelli che, che ha cambiato ha, la sua vita sì, per, sì, per, sì, per padre sicuramente, Pio sicuramente, per casa sollievo. quando è, è deceduto il funerale eh, è stato preso da padre Pellegrino come lo ha ricordato? Ma padre Pellegrino eh, ha ricordato un episodio eh, particolarmente bello perché eh, c'è stato un periodo che eh, tutti gli operai del cantiere ogni venerdì si recavano a messa al convento e padre Pellegrino nota che ad un certo punto Angelo Lupi è l'ultimo che si va a fare sempre la comunione: fa andare avanti tutti gli altri. Tutti gli altri: faceva andare avanti tutti gli altri operai e eh, lui rimaneva sempre per l'ultimo. A un certo punto lo, lo chiama in disparte: e Dice, Ingegnere, eh, ti vergogni? E lui gli diede una risposta: dice no, io non è che mi vergogno, io faccio la comunione per ultimo perché non voglio che i miei operai lo, la facciano la comunione è per far felice me. Loro devono comunicarsi per intima convinzione è un gesto che devono fare con intima convinzione. E questo padre Pellegrino lo ha ricordato quando. quando Celebrò il funerale. Sì, quando ha celebrato il funerale. Perché poi eh, Angelo Lupi, gli ultimi, per l'ultimo periodo della malattia, l'ha trascorso e è stato anche ricoverato a Casa Sollievo. E aveva chiesto allo stesso padre Pellegrino di poter andare a visitare padre Pio, però si, cioè, lui era in pigiama e si vergognava: cioè, io non posso, per una forma di rispetto, andare a trovare da padre Pio in queste condizioni. Quindi. Eh, gli è ecco, con Padre Pellegrino aveva un rapporto anche molto particolare. Perciò anche questo uomo così forte che abbiamo visto, però anche così intelligente e così umano, anche da rendere sia gli incontri, ma anche quello che poi ha raccontato sì, con... Padre Pellegrino, eh, il suo atteggiamento, ecco, anche dinanzi ai suoi eh, operai per quanto riguarda le celebrazioni carismatiche. Sì, con Padre Pio cambiava. Mm -hmm. Angelo Lupi cambiava, quello che non riuscivano a fare le persone normali. Padre Pio riusciva a far venire fuori dei lati del suo carattere eh, che c'erano, ma che venivano celati quando poi si trattava di stare con, con le persone. Quindi cambiava completamente atteggiamento, la collera che aveva di solito con gli operai, con, con, con i collaboratori. Spariva. Spariva completamente quando si rapportava con Padre, padre Pio, e Pio. questo rimase anche dopo. Perciò lui aveva anche, altri, anche rapporti con gli altri frati del convento, cioè comunque sì, visitava sì, e frequentava. Il convento. Sì, perché comunque stava in cantiere quotidianamente, quindi i rapporti li aveva, però con Padre, padre Pio, Pio era... diventava, cambiava. <ride> Cambia un cambiamento totale e radicale. Bene Mariana, allora grazie, anche questa puntata ci hai raccontato una bella storia di conversione e di totale fiducia eh, in Padre Pio e nel Signore, grazie all'intercessione di Padre Pio. Grazie, la prossima settimana continueremo ancora con un altro bel personaggio. Grazie a te Simona, e grazie a tutti i telespettatori, buona giornata. L'appuntamento alla prossima puntata